Quattro modi per diventare di nuovo la sua priorità se la persona ha smesso di essere affidabile. Capita spesso che le malgascione, ma non soltanto le malgascione, smettono di essere la priorità di una persona. Soprattutto questo capita quando quella persona non è, diciamo, non ti dà più affidabilità. Non ti dà più affidabilità per il semplice fatto che praticamente cioè non è più affidabile perché praticamente ti dà per scontata, si è persa e quindi tu scendi, non sei più al primo posto delle sue priorità, ma vai al secondo, al terzo, al quarto, insomma, vai nell'ultimo posto anche, non è importante in che posto vai. Ma sicuramente non sei più al primo posto delle sue priorità. Questo per quale motivo accade? Per tanti motivi, soprattutto mentre saluto Antonella Depi, questo accade soprattutto per un fatto fondamentale, che quando tu pensavi che questa persona, un saluto a Roxy, che questa persona fosse affidabile, pensavi che fosse l'uomo giusto da sposare, anzi, ti aveva detto che ti avrebbe anche sposata. E allora tu hai acquisito una sicurezza e hai dato, tra virgolette, per certo che questa persona fosse coinvolta con te. E allora, diciamo che hai dimostrato tu di essere affidabile. E nello stesso momento in cui tu hai dimostrato di essere affidabile, l'altra persona smette di metterti prioritaria, e smette di essere affidabile nei tuoi confronti. Questo perché cade? Beh, ti sarà capitato tante volte magari di aver avuto una relazione con un uomo e questo all'inizio è disponibile nei tuoi confronti, ti cerca, ti scrive. E poi inizia a ghostarti, inizia a sparire. Perché secondo te, cara Malgasciona, capita questo? Perché le relazioni come la vita sono dinamiche. Chi volesse fare delle domande comunque può farle scrivendo nei commenti della chat, quindi è una domanda e risposta, ovviamente. Quindi questo è il primo punto fondamentale, no? La modalità per cui lui inizia a ghostarti è che ti dà per scontata, ti dà per acquisita, ti dà per certa. Questo dipende proprio dal tuo comportamento. Il tuo comportamento deve essere un comportamento invece diverso, cioè non devi mai dare eccessive sicurezze. A meno che proprio non conosci profondamente quella persona, non conosci profondamente i suoi valori. Ma il problema è che spesso, un saluto anche a Victoria, spesso questo capita quando una persona non si conosce profondamente e quindi non conoscendola profondamente, non conoscendo quello che è il suo vissuto, non conoscendo quello che sono i suoi valori. Tutto questo, un saluto anche a Elena, tutto questo capita perché le persone tendono a proiettare. Noi proiettiamo sempre sugli altri. Invece bisognerebbe smettere di proiettare e di guardare i fatti per quello che sono, guardare, come si dice, in faccia alla realtà. Perché se tu non riesci a guardare in faccia alla realtà, non riesci a ottenere nessun risultato. Un altro errore che si fa soprattutto all'inizio di una relazione è quella di essere un libro aperto e iniziare a raccontare tutto di se stessi. Questo è un altro grave errore per due motivi. Uno, perché comunque se ci sono persone che iniziano a raccontare, ad esempio, che sono state, magari che hanno avuto dei vissuti difficili, soprattutto delle relazioni sentimentali difficili, che avrebbero voluto magari una relazione stabile, una relazione importante, hanno incontrato degli stronzi che si sono allontanati. Ecco, se tu fai un discorso del genere, ti dimostri subito come bisognosa. E
E questo fa scappare gli uomini, ma non soltanto gli uomini, mutatis mutandis fa scappare anche le donne, perché gli esseri umani in generale, sia uomini che donne, hanno bisogno di inseguire i sogni, hanno bisogno di sognare, di inseguire i propri sogni. Quindi vere, le persone che sanno conquistare, che sanno sedurre, sanno creare dei sogni, sanno creare un mondo magico, un mondo fantastico, un mondo incantato, creare degli incantesimi. E invece chi si dimostra bisognoso non sa creare degli incantesimi, non crea nessun incantesimo, non fa vivere delle fantasie. E quindi succede spesso che quindi non devi stupirti se la persona inizia a ghostarti, non devi stupirti se la persona inizia ad allontanarsi. E se un libro aperto poi raccontare troppo di se stessi è sbagliato anche per altri motivi, perché o tu racconti delle cose che non ti toccano, oppure qual è il problema? Che se tu vai veramente in profondità si innesca una sorta di fenomeno transfert, no? L'effetto transfert, che è quello esattamente che capita. Che capita a tutti praticamente quelli che vanno dallo psicanalista. Se tu vai dallo psicanalista e gli racconti i tuoi vissuti profondi, e ovviamente allo psicanalista glieli racconti perché non è che lo paghi per quello, perché è un professionista che poi deve risolverti le questioni in qualche modo, devi elaborare le cose. Ma capita questo fenomeno transfert, per cui è facile che la persona inizi a coinvolgersi, è facile che la persona inizi proprio ad innamorarsi. Questo succede molto più frequentemente di quanto tu possa pensare. È un qualcosa che capita e capita anche molto spesso. Quindi quello che bisogna imparare a fare è prima riconoscere la persona che è davanti, riconoscere che tipologia di persona è. Cioè, il problema è che non dobbiamo innamorarci al primo colpo. Ogni volta che, come dire, i colpi di fulmine portano disgrazia, no? Ogni volta che capita un colpo di fulmine, che c'è un innamoramento, rapido, sicuramente c'è qualcosa sotto che non funziona, perché probabilmente hai fatto delle proiezioni. Comunque ricordo che chi volesse far domande nei commenti della chat può farle, basta che entra in chat e fa le domande sul tema che vuole, essendo live domande e risposte. Ecco quindi che questo è il primo punto fondamentale. Se tu vuoi far innamorare qualcuno, se vuoi coinvolgere qualcuno, non devi mettere in atto questi comportamenti, soprattutto se vuoi tenerti una relazione. È importante, diciamo, imparare a gestire la comunicazione per continuare a essere nel tempo la priorità di una persona. Perché spesso può succedere che magari all'inizio una persona non ti conosce e quindi viene coinvolta, ma magari dopo un mese, 2 mesi che la conosci, questa persona inizia ad allontanarsi, inizia a ghostarti, inizia a non risponderti più ai messaggi. E quindi nel momento in cui fa questo, proprio per il fatto che tu gli hai raccontato, sei diventata troppo amica, sei diventata, ma amica non nel senso che l'hai frenzonato, perché se l'avessi frenzonato sarebbe un qualcosa di buono e giusto, anzi il suggerimento è di frenzonare le persone. Ma amica nel senso che hai raccontato troppo di te. Questa persona non ha più l'esigenza, cioè ti dà per scontata, ma non è che lo fa apposta, è un qualcosa che capita istantaneamente, quasi inconsciamente. Le persone scappano nel momento in cui si rendono conto che tu sei troppo disponibile nei loro confronti. L'essere umano non gradisce la disponibilità, ha bisogno sempre di lottare, ha bisogno sempre di conquistare.
Quindi frenzonare è un qualcosa che funziona. Cosa vuol dire frenzonare? Beh, frenzonare vuol dire che quando conosci una persona, per non sapere né leggere né scrivere, scusate, per non sapere né leggere né scrivere, gli dici: guarda, sei una cara persona, ma ti vedo come amica, ti vedo come amico. Perché non scatta la passione, non mi è scattata la passione. E quindi questo significa frenzonare, vuol dire lanciare una sfida. Vuol dire lanciare una sfida. Un saluto anche a voi, però devo toglierti la moderazione perché se volete entrare in chat, ricordo che va fatto l'abbonamento. Chi non è abbonato ovviamente non può entrare in chat, basta che vi abbonate e potete entrare in chat. Allora, questo è il concetto di fondo. Allora, noi ci rendiamo conto che una persona è coinvolta con noi quando ci dà affidabilità, stima e considerazione. Saluto anche Christian, però devo togliere anche Christian. Ricordo che chi non ha l'abbonamento non può entrare in chat. Se volete entrare in chat, è una live domande e risposte, basta che vi abbonate. Quindi iniziate a eliminare questi comportamenti perché sono dei comportamenti eccessivamente negativi, quello di dare affidabilità. Invece il frenzonare è molto importante. Il trucco del frenzonare come va fatto? Perché uno dice: ma se io lo frenzono, rischio che l'altra persona mi veda come amico. Ma qua c'è il trucco, perché il vero seduttore no, frenzona a livello logico, ma stimola a livello analogico. Quindi il trucco è stimolare a livello analogico, quindi eccitare, tra virgolette, a livello analogico. Per una donna possono essere dati stimoli visivi, ad esempio, stimoli visivi, insomma, utilizzare tutte le strategie oppure anche stimoli cinestesici. Per un uomo ci sono tutta una serie di strategie cinestesiche che può utilizzare per dare degli stimoli. Ad esempio, ti avvicini col braccio per far leggere un libro e col gomito le sfiori il capezzolo, per dire. Questa è una tecnica, bisogna farla vedere poi dal vivo come funziona, col giornale, col faldone, in ufficio, e vai comunque a toccare involontariamente, perché ti giri, lo fai col gomito, però vai a stimolare una zona sensibile. E la donna può utilizzare altre strategie, insomma, quindi è importante sempre tenere presente che abbiamo una parte logica e una parte analogica, quindi vanno utilizzate contemporaneamente la logica e l'analogica. L'analogica serve a stimolare, la logica serve a frenzonare. Oh, un saluto anche al grande Giorgio Cameli.